Saluto a tutte le lettere di HD Blog, Londra 2013 con il Samsung Premier Event, un evento veramente importante che vedrà la presentazione di 7 nuovi prodotti, in parte visti, in parte che vediamo oggi per la prima volta. In questo caso parliamo del primo tablet al mondo Windows 8, ma anche Android, lo vedremo tra breve, con risoluzione QHD Plus, che in realtà è un 3200x1800 pixel con una densità di 275 ppi, un display veramente incredibile che trova per la prima volta sul mercato una proposta come questa. È un display che ha non solo una risoluzione veramente fuori dal comune, ma anche un angolo di visuale che è veramente completo, oltre 178 gradi, ed è veramente eccezionale. Una cosa incredibile di questo tablet è che pesa soltanto 1,3 kg, ha uno spessore di 13,9 mm e noi stiamo cercando di capire, perché la presentazione è stata abbastanza rapida, non c'è nessuna ventola, non abbiamo trovato nessun foro per ventole, nessuna alimentazione particolare se non la parte superiore. Dunque ci dovrebbe essere un sistema di ventole, ma è veramente molto silenzioso e molto minimale, perché ha soltanto questa apertura nella parte superiore che supponiamo sia appunto per la ventilazione. Un'altra cosa molto particolare è il fatto che il tablet è un tablet completo, ovvero con anche la tastiera. Da questo punto di vista riprende un po' il concetto di Sony, che in precedenza aveva mostrato un prodotto simile, ma lo porta su un livello ancora più flessibile, perché il display lo si può anche spostare e ruotare dall'altro lato. Ovviamente ruotandolo dall'altro lato l'interfaccia ruoterà e quindi lo potremo utilizzare tranquillamente come un qualsiasi tablet, sempre ovviamente tramite l'interfaccia Metro. È interessante notare però come l'interfaccia Metro si riesca a sposare perfettamente con il sistema Android. Abbiamo infatti un sistema Dual OS che ospita la versione Android 4.2 ovviamente, che ci permette di avere tutte le varie informazioni per quanto riguarda Android, quindi un'esperienza completa. Abbiamo fatto qualche prova, in realtà l'esperienza Android è un'esperienza che a nostro giudizio, da quello che abbiamo visto, è emulata, in quanto il software effettivamente gira su Windows, quindi è un'emulazione di Android, è infatti possibile uscire da Android come se fosse proprio un software, una finestra. Qui vedete appunto la versione 4.2.2 e un incredibile kernel 3.8, che è il kernel più nuovo che abbiamo visto fino ad oggi su Android. Un kernel che supporta in questo caso il processore Intel, evidentemente il kernel 3.4 non lo supporterebbe, non lo supportava in precedenza. Chiaramente su Android abbiamo una gestione della memoria diversa, in quanto c'è uno spazio SD definito così, ma in realtà è integrato, con una partizione diversa, e come vediamo abbiamo in questa partizione circa 16 GB di spazio, di cui poi disponibili 14.1. Ovviamente Android ci permette di avere tutta la compatibilità con Play Store, applicazioni, possibilità di ricercare tutto tramite la nostra comodissima tastiera. In questo caso siamo a Londra, quindi abbiamo la possibilità di utilizzare anche i servizi Play Store, per esempio Music, Device, Video e Magazine. E come vediamo abbiamo installato senza problemi le nostre applicazioni, è presente la possibilità di gestire la barra di notifiche e chiaramente possiamo gestire il tablet anche tramite il touch senza nessun tipo di problema. Ovviamente noi possiamo tranquillamente switchare dalla modalità Android, in questo caso con la nostra applicazione, alla modalità Windows semplicemente con questo tasto, un click siamo su Windows. Se siamo su Windows, in questo caso nella modalità desktop, che ci mostra come una risoluzione 3200x1800 pixel può essere un vantaggio indubbio, però quando andiamo a utilizzare in questo caso Windows abbiamo a che fare con una grandezza di testi che sfidiamo chiunque a leggere da una distanza di più di 30 cm. Ovviamente la nostra S Pen ci aiuta un po' in tutte le operazioni di movimentazione della UI, di ingrandimento, di gestione di tutte le icone e
Una cosa carina è che abbiamo una sorta di riconoscimento del pennino, vedete, prima che tocchi lo schermo, come vedete c'è il puntatore e se ci muoviamo su alcuni tasti vengono selezionati direttamente dall'interfaccia. Chiaramente il sistema Windows 8, come sapete, è un sistema che offre una completa interazione con tutti i programmi classici di Windows, ma trova nell'interfaccia Metro il giusto compromesso tra usabilità touch e usabilità di un display con questa risoluzione. Ricordiamo che è 13 pollici, le altre caratteristiche dicono 4 GB di RAM, dicono Intel Core i5 che dovrebbe essere in realtà... Nessuno qua è certo, però un Haswell, c'è sicuramente la prossima generazione i7 sarà Haswell, questo i5 presentato qua forse lo è, forse no, non si è ancora capito, purtroppo le informazioni anche a livello di sistema senza installare applicazioni sono veramente poche, comunque sia è un i5, quindi assolutamente potentissimo e abbiamo tutta la suite, per esempio Samsung per S Photo Studio, quindi la gestione di immagini, la possibilità di gestire tutto tramite pennetta e ovviamente tutta una serie di opzioni per la gestione multimediale del device insieme a tutta la funzionalità Metro e quindi lo store di applicazioni nel marketplace di Microsoft. Ovviamente fotocamera anteriore da 720p, quindi HD, e abbiamo una batteria da 9 ore di utilizzo, non mi viene ora l'unità di misura, che ci permette di avere quindi un'autonomia che dovrebbe in teoria coprire una giornata. Quello che purtroppo non dovrebbe essere possibile è aumentare la durata dell'autonomia con Android, semplicemente perché, come dicevamo inizialmente, Android è emulato e quindi per funzionare effettivamente ha bisogno di Windows attivo, quindi anche se utilizzate per esempio soltanto Android sperando in un aumento dell'autonomia, in realtà Android essendo all'interno del sistema Windows non dovrebbe diminuire o meglio aumentare la durata della batteria. Questo è ovviamente il primo tablet di Samsung con in pratica tutto quello che potremmo desiderare da un device, è veramente un all-in-one portatile, 1 kg e 290 grammi, 1,3 kg lo arrotondiamo, per una connettività completa perché troviamo anche porta micro HDMI, le jack per le cuffie, bilanciere del volume, accensione e spegnimento. Qui ovviamente l'incavo per aprire meglio la cover, abbiamo poi l'ingresso S Pen, qui abbiamo l'alimentazione, un jack audio, quindi forse questo di qua non è l'audio ma è l'alimentazione, qui comunque sia c'è un altro ingresso, in questo caso dell'antitaccheggio che dovrebbe essere forse l'ingresso SD, non sappiamo esattamente adesso, qui abbiamo il power e di nuovo un altro stacco per l'apertura. Come vediamo qua è completamente liscio, qui abbiamo un'altra griglia che probabilmente serve di nuovo per la dissipazione del calore e questo è Samsung Active Q, un prodotto che non mancheremo di analizzare approfonditamente con una recensione perché è veramente un prodotto molto molto particolare, sarà un successo, vedremo, il prezzo dovrebbe essere intorno ai 1600 euro se non abbiamo capito male dalle informazioni qui ricevute durante la presentazione. Un saluto a tutti i lettori di HD Blog, da Nicolò.